benvenuto a un nuovo video. Io macchino e papà. Saluto papà. Indovinate dove ci ho mandato? Proprio così a Coccomi, cioè, c'è quanto anno di fila. E non vi potevo fare mancare un video della Comics, assolutamente no, non oggi con tutte che ci sia. Qual è tanto? Che ore sono? Sono le 15:15 e abbiamo sotto il sole, di sole. No, vabbè, cazzo. Comunque abbiamo sotto il sole. Che bello, io volevo andarci da stamattina, però non è stato possibile. Yay! Quindi ci vediamo dopo, ciao! No, la cavagna non capite, cioè non capite. Ho ricordato il doppiatore di Zuzap, di Nozum Eleven. Non ci credo, perché non ci credo? State. È lui. Manuel Ammedi. No! La cavagna. Eccoci. Che facciamo? Allora, tu mi devi fare una... Prima di cosa c'è, perché c'è il mio dopo atto. Eccoci. Tu mi devi fare una cosa. Mi devi fare la... Tu mi hai visto quello che ho fatto, ti ho attaccato su Instagram. Sì. Su Sharp, per favore. Jude Sharp? Per favore. Io lo amo tantissimo. Va bene. Vado? Vabbè, vai. Allora, io sono Jude Sharp, calcio gemello, pinguino imperatore numero 2. Poi? Numero 3. Pinguino imperatore numero 3. E poi? Zona micidiale. E poi non mi ricordo più gli altri attacchi. C'è la... il tuo rapporto con l'Itac com'è? Con Jude Sharp? No, con l'Itac. Con il signor Tac. Ah! Beh, è un bel rapporto, ovviamente è fortissimo. E sono molto contento. Un giorno spero di ridoppiarne altri di attacchi. Mi manca Jude. Ma tu vedi, tu hai visto la titetti di Carlos? Sì. Ta! Vedi il cazzo! Sono tifosissimo della Roma. Oh. Abbonato. Purtroppo. Tu? Io della Juve. Ah, della Juve. Vabbè. Te lo perdono, dai. Ci può stare, dai, via. Ma tu che ne pensi di Italia-Spagna? Tu che c'hai lì? Di Italia-Spagna. Stendiamo un video. Di Italia-Spagna che penso? Penso che era prevedibile, ma abbiamo fatto veramente una brutta figura. Diciamo che non ci abbiamo proprio i giocatori per fare il gioco che vuole fare Spalletti, secondo me. Meglio un po' di catenaccio. Se c'è la Lina Zuman, non perdevamo. Se c'era la Zuman, non perdevamo. Se c'era Sharp al posto di Jorginho. Questo è poco, ma di sicuro. Sicuro. Mua. Bello di cosa. Ma tu, voi abitate... La cava tutta che ho trovato, è andata che ha Giardino Hotel. Sì, delle Windsor pure, di Frozen. Bella. Grazie. Pa, vada qui. Di Aie e Ruby, quale? Potete salutare Sabina. Ciao Sabrina. Posso parlare? Ragazzi, abbiamo incontrato Azzero Mazzi, il doppiatore di Iron Man e Winchester di Simpson. E non so più gli altri, perché sono questi due. Hai detto tutto.
Vi amo 3000 e anche a te ti amo, sì. 3000, capito? C'è una giacchetta piccolina, che è quattro cotto. Raga, c'è la bolla di pacco di cani. Nina, amore, e ho comprato pure questo. Ve lo faccio vedere così. Sì. Ah, c'è il pinocchio. La capa fa caldissimo. Fa caldissimo la capa. E io, mamma, mi faccio a cercare. Ma mi metto un po' l'acqua sulla testa perché... Sì. No, aspetta, facciti lì. Niente, dai. Ci vediamo dopo. Guarda, oggi non è venuto nemmeno uno. Io non lo so, E tuo marito Vegeta? Mio marito adesso è scappato, stava laggiù e me lo sono perso pure lui. Ma mi abbandonano, vedi? E Goku? Goku è andato a salvare il mondo di nuovo. Faccio sapere quanti anni hai? Ma veramente o nell'anime? Tutte e due. Allora, nell'anime io dovrei avere una trentina di anni. In realtà facciamo quasi il doppio. Oh. Già. E questo significa che non sono i piccoli, ci mettono da cartoni animati, ma pure i grandi. Assolutamente sì, anche i grandi. Basta divertirsi. Sì. Ok, gli è attato. Già sta? È attato, vediamo. Vuoi fare una foto? Sì, io che ne faccio. Oddio.
La cavatata. Ciao. Io. Ma bravissimo, ma... E diciamo forza colato di quanto insieme. La Juve è meglio del Milan. Sono d'accordissimo con te. Nel frattempo la finalissima. Siamo sul 5-1. Vediamo un gol, il gol bandiera del Piz. Ma il Juve con il vantaggio all'81esimo. Taita. Oddio. Del serra. No, ragazzi, ma tutti che ho incontrato. Serena. Ciao. Sorella, è lei quella importante. No, non è vero. A te su YouTube questo video, quindi, okay. Quindi su YouTube non ti fai vedere il tuo canale, ma su mio oggi. Saluto. Ciao. Miriam, di nuovo. Ciao. E la mia sorella che sta là non vuole farsi vedere, ma in realtà ormai è già stata. Vabbè, io sono in presentamento, sono nuovo. Pagino. Ti voglio bene, mi. Ciao. È come una sorella per me. E siamo qua a piccicare. A caldo! E più il cagnolino. Signora, un video a cagnolino. Cagnolino, come si chiama? Nini. Ciao. Che la... Signore e signori, c'è questo sogno di comico. Non fa già tutto. Già tutto, ciao. C'è questo sogno di fiera. E ovviamente qua siamo benissimo, ma fuori c'è un gatto che i cammelli sono aperti della canita a pallo. E io con tutto questo ho il sigo, mannaggia. Da non dimenticare una cosa, che io... Un famoso, era il 2021 se non mi sbaglio, no, il 2010, non mi ricordo, che il 15, proprio ragazzi, il 15 preciso di agosto mi sono venute le menstruazioni, come non dimenticare. Quindi, ciao, a dopo. Vuoi una foto? No, il video. Ah, ciao. Il video. Lei è quando ti viene. Andiamo, dai, facciamo un altro giro. Ciao. Io sono una fan di Mary. E poi l'amica di Mary. E pure l'amica di Miriam. E sai che io? E Miriam. La cavo, mi ha fatto tutto.
saluto Pappi, da bella. Ciao! E Ken, dove l'hai tornato? Ken oggi non è venuto. È anche nell'altro mondo. Ma nell'altro mondo. E c'è? Facciamo una foto ciascuno, vieni, vieni. Cosa? Mi indicati? Aspetta. Dimmi. Settimana prossima saremo a Bologna. Sarebbe possibile salutare Carli? Non so cosa facciamo settimana prossima, però se ci beccate per strada, volentieri, certo. Grazie. Fermateci, non vi preoccupate, va bene? Grazie. Ok. Ciao ragazzi, ciao. Come ti chiami tu? Mi ce l'ho portata? Kendall. Che... Quando arrivi, Dania, devi vedere. Se devi dire, mi faccio domani. Signore, ti togli! Buon capo. Mi cuci. Non della TV in chiave, dei canali regionali, no? Che poi Fininvest trasmetteva in tutta Italia con nomi diversi. Tipo Goldrake, Cavalieri dello Zodiaco. Ma anche i Cinque Samurai, che sono meno conosciuti. L'Uomo Tigre, bravissimo. Kenshiro, ma tutti li guardavo. Ken Falco e di Dragon Ball, pensate, voi siete talmente piccoli, forse qualcuno no, perché lì ho visto la zona geriatria lì, cioè, sì. Sono più giovane di me, stai zitto. Io ho 29 anni. Eh? Io ho 29 anni. Hai 29 anni, qualcuno offre di più? 91, 32. 38 vito io a settembre. 42, là è il problema duro. Vabbè, là è. Potevo dire 24, poteva essere buono. Dovete sapere che c'era. Ma che volevo dire? Ah, sì, io Dragon Ball lo vedevo con un altro doppiaggio. Il primo Dragon Ball di Goku bambino fino a Tenshinhan, io lo vedevo con un altro doppiaggio, con altri doppiatori. Quando poi fu acquistato da Mediaset, misero le voci che tutti noi conosciamo, ma prima aveva un altro doppiaggio. No, era italiano, sai. Quello spagnolo non credo. Forse l'hanno visto in Spagna, quello spagnolo. No, e quindi... Pure quando si incazza... Pensate che quando io ho iniziato a doppiare non sapevo ridere. In che senso? Tecnicamente, a livello tecnico, di diaframma, ridere per finta è molto difficile. Ridi per finta? Ridi per finta? Mortacci di Pippo, non sei ridere. Non hai mai riso in vita tua? Ho detto che ne saccio. Qualcuno ha mai riso in vita sua? Vai, tarallo. Non li sputare, no. Vai, ridi. Io avevo detto che era stato bene. Uno normale. Vai. Vedi che voi fate. Vediamo, sì, due pure. C'è una risata, vediamo, una risata finta. Vai. Vedi, uno ha fatto... Lui ha fatto... E la risata sono colpi di diaframma. Quando ridi spontaneamente, no? Ti ho raccontato una cosa. Ma ridere recitando la battuta è molto difficile. E all'inizio io non ci riuscivo. Era una delle cose più difficili che ci fossero proprio da fare. Adesso, paradossalmente... È famosa la mia risata, sta cosa mi fa ridere. Esatto, quindi ridiamo, che è bello ridere, ci rende felici. Come dividi i tuoi vari, perché sei un personaggio... Con le forbici? No, ti prego, con la punta arrotondata però, sennò ci lasciamo. Certo, ho insegnato Mucciaccio a me, per forza. Al Diego. Allora, come dividi, insomma, i tuoi vari ruoli, perché sei un artista, un personaggio... Io arrivo, faccio quello che devo fare e vado via. Perché poi il giorno dopo molto probabilmente sono in un'altra città, sono da un'altra parte, a svegliarmi e a dire oddio, lo sono! Tipo 50 volte il primo bacio, visto che va a vedere la cassetta la mattina, ecco, sì. Io tipo così. Non c'è tempo per non vivere. Non c'è tempo. Per vivere la vita vera. No. Ti manca? Sì. Ecco. Sì, mi manca riposare. Mi manca un sacco. Perché alla lunga ti accorgi che... Allora, io sono uno molto energico, no? Cioè molto... Faccio un sacco di cose, mi piace farle, sono attivo, vado a destra, a sinistra, su, giù, prendo treni, voli, quello che è. Ma a una certa ti rendi conto che
andare avanti in riserva non ti fa essere te stesso al 100%, ti stanca e non ti fa fare bene tutte le cose che fai. Io non te le godi nemmeno. No, penso. Esatto. Quindi sto cercando di riequilibrare i miei recuperi, anche perché vicino ai 40, e quindi niente. Un'anta? Cos'è? L'anta. Da due anni anta. Però vabbè, non lo diciamo se ci arrivo. No, vabbè. Oh, con i ritmi, ragazzi, bello tuo flamingo lui. Maurizio! Dimmi! Io ti davo 28 anni! Mi davi 28 anni? Di galera? Sì. Di carcere? Ecco. Sì, infatti. No, è vero! Ti ringrazio! È perché sei distante e non vedi la barba bianca, ma credimi! No, perché io ti ho visto su YouTube e sei giovanissimo! Sì, sono gli altri che si riportano male, io lo dico sempre! La tocca piano! Hai interpretato tanti personaggi nel corso della tua carriera, ma qual è il personaggio che avresti voluto interpretare che non hai potuto? Che non ho. No. No, hai visto che sanno cose che tu non sai? No. Te l'ho detto. Perché? Fare l'imitazione non vuol dire che sarei stato in grado di doppiarlo, avrebbe fatto cagare se avessi doppiato sinceramente, perché sentivi che era uno di 20 anni, 30 anni che faceva un vecchio, se sei un conto è far ridere, un conto è doppiare. Personaggio che mi ha, che ho rosicato, diciamo così, che avrei tanto voluto doppiare, fu tanti anni fa Camina di Currella Gunn. Che io Currella Gunn lo vedevo, lo vidi nel 2007 mentre usciva. Ragazzi, se urlate mentre io parlo, uno non vi sento e due non capisco un cazzo di quello che sto dicendo io. Cioè, allora, dicevo, Camina di Currella Gunn, che io vedevo nel 2007, e gli altri no, basta, solo lui. Solo lui, però noi abbiamo un piccolo regalo per te, dato che penso che tanti personaggi di alcuni film che abbiamo selezionato, insomma, forse un po' Maurizio Merluzzo avrebbe voluto interpretarli, però a modo suo. Noi abbiamo delle clips, se ti va. Clips? Clips, perché sono tante. Ma che clips? Di tanti films. Films? Sì. Abbiamo Barbie, abbiamo Breaking Bad. Allora facciamo una cosa. Sì. Avete visto? Avete visto quando faccio i doppiaggi improvvisati su YouTube, su Instagram? Sì. Ecco. Allora praticamente abbiamo. So che ci sono delle clip, però vorrei rendere la cosa più divertente. No, li devo rimettere, se no non vedo. No, giuro, io non vedo senza occhiali da sole, soprattutto perché è là, è dritto in faccia. E facciamo così. Datemi un tema. La bellezza. No, non voglio fare brutta figura davanti a voi. No, un tema, un tema, datemi un tema. Un tema. Hanno sbagliato la pizza al ristorante. Mi hanno sbagliato la pizza al ristorante. Questo è un tema. Proprio una situazione. No, blu, verde, 38. Non ragazzi, sono una situazione. Me l'ha detto. Me l'ha già detto. Mi hanno sbagliato la pizza al ristorante. Oh. Prossimo lo dici tu. Cos'era? Mi ha fermato la polizia. Ma perché queste storie vere? Dopo, facciamo che mi hanno sbagliato la pizza al ristorante, va bene? Scegliamo un film a caso. A caso, vai, io a non caso. Devo sapere. Se me lo dici, lo so che improvvisazione è. E allora? Andate anche voi, regia, a caso. Una sì, sì, una clip a caso. Mi hanno una sbagliato la pizza al ristorante. Questa non è la pizza che avevo chiesto. Questa pizza non ha i funghi, mi piacciono. I funghi mi piacciono tanto. Champignon, i chiodini, e quelli anche gli altri fatti così. E quelli fatti cosa? Li hai mai visti? Li hai mai mangiati? Eh? Li hai mai mangiati i funghi? Non guardarmi così, li hai mai mangiati i funghi quelli buoni? Non sono così, non hanno questo sapore. Io ti ho fatto i funghi che mi hai chiesto. E ora tu te li mangi. Adesso devi mangiarteli. Sono champignon. E poi sempre droga era, però dico sempre droga era, però non erano proprio funghi, però va bene lo stesso, va meglio bene i stesso. Funghi della droga, raga. Sì, assolutamente. Ma ditemi cosa c'è un fungo tipico qua? Il cardoncello. Che buono. Un cardongit. Un cardongit.
Eh? Insegnatemi e io dopo, imparo. Dopo ti interrogo anche un po' in foggiano, dato che so che i tuoi genitori sono della provincia di Foggia. Della provincia di Foggia. No, non vuole, lei non vuole, non so, è contrario. Allora, altra tematica, altra situazione, proprio pratica. No, ma che però. Mauri, scusami. Tu l'hai fatto, è interessante quella brancale, almeno fai il dialetto barese. Cioè. Ma non è che sei intervisti, che c'ho? Questi se pensano che sono io so come si chiama la quella di Mairo Accademia che se le calzangue via i poteri. Non è che se intervisto uno parlo nel suo dialetto. Ma qualcosa l'hai capito, no? Ma sì che l'ho capito, ma non si fa. Allora, il dialetto. Parli tu, il doppiatore doppia, non imita, attenzione, gli imitatori non sono doppiatori. Attenzione, ho una bella voce, posso fare il doppiatore? No. Io ho delle belle mani, posso fare il pianista? Sì, sì. No. Ma a condizione che studi, esatto, studiate, non esiste la bella voce, esiste solo lo studiare. Quindi dicevo che io posso fare il dialetto barese ovunque tranne che qua. Qua posso fare tutti gli altri. Chiedimene uno. Il sardo. Claudio. Ah, proprio Claudio vuoi, proprio Claudio, preciso. Il sardo. Quindi, fermi, mi ha fermato la polizia. Giusto, in sardo. Sul motoscafo mi hanno fermato. Va bene, dai, mi ha fermato la polizia in sardo. Andiamo con un altro filmato. Vai, butta un'altra clip a caso. Adesso... Mi hanno fermato, devo andare a lasciare il libretto alla polizia. Eia. Acqua di Sardegna. Sembra Willy. Vado con la lì indietro a fare la polizia. Che cosa sto facendo? Ah. Lascia lì. No, dove stai andando? Non ho capito. Dov'è che stai andando tu? Dalla polizia. Ma perché vai dalla polizia? Perché mi hanno fermato a Cagliari e mi hanno chiesto il libretto e sto mischiando dialetti. Stai fermo tu per santa. Dai, vieni con me. Accetta questa cosa. Se no io faccio le pecore. Boh, sardo di pecore. Luoghi comuni. Perché l'ha ucciso? L'ho accettato, alla fine l'ho accettato. Stereotipi fanno sempre ridere. Stereotipi sono la cosa più divertente. Abbiamo un pubblico comunque un po' bastardo. Ma facciamo così, dato che il pubblico è bello attivo, facciamogli fare qualche domanda, vi va? Vai, non quanto faccio di panca. Per favore, fate delle domande intelligenti, vi prego. Maurizio! Cosa? No, dopo faccio il meet and greet e ce la facciamo io e te. Perché? Pullman? Lo fermo. Maurizio! Non lo faccio andare via. A caso? Che a caso, sì. A caso, vai. Quando li tornano i gentlemen? Non tornano. Per adesso non c'è in programma. Devi dire loro, per adesso non è in programma. Sapete che per produrre i gentleman ci vogliono 8 mesi? Io? Sapete che sono 4 mesi di preproduzione e 4 di post? Avete visto i video che video sono? Ecco, sì, non è una roba semplice. Ma già così non e poi comunque tempo. Ognuno di noi in questo anno ha avuto i propri progetti importanti, lavorativi e di vita che vengono prima di tutto il resto, soprattutto la vita. Per ora no. In futuro, ma che cazzo ne so io in futuro? T'ho detto per ora no, boh, che ti dico? Se ti dico sì e ti dico no, se ti dico sì e poi non lo facciamo e ti dico no e poi lo facciamo, che risposta ti ho dato? Perché io devo illudervi? Io vi sarò sempre sincero, sempre. Perché ti devo dire sì sì, grazie, mi prendo gli applausi. E poi non lo facciamo, che vuol dire? Non lo so. Se io non so una cosa vi dirò non lo so. Se mi chiedete che ho fatto? Sì. Nella parte della in Assassin's Creed, quando vai a chiedere la password, se non la rubi prima, dice merluzzo. Abbiamo tolto banana. Io? Un easter egg. Un easter fish. Io? C'è un personaggio che invece non ti è piaciuto doppiare, quindi ti sei pentito di averlo fatto? No. Possono esserci, ci sono alcuni che mi sono piaciuti meno, sicuramente, ma pentito mai. Pentito mai, perché qualunque cosa io abbia fatto, dato che non esiste un vero e proprio
qual è il più importante che hai doppiato? Perché varia tantissimo da persona, da età, da luogo, da tante cose. Perché se io so che ho doppiato una cosa che magari a me non piaceva, ma a quelle persone è piaciuta tanto, non sarò mai pentito di averla fatta, perché vuol dire che sono riuscito a fare il mio mestiere, no? E gli ho dato delle emozioni, anche se magari a me non piaceva tanto, però anche se non mi piace una cosa non vuol dire che io non la faccia bene o non mi impegni a farla. Quindi no. Perché magari arriva qualcuno e dice: Maurizio, guarda, hai doppiato questo personaggio che mi è piaciuto un sacco. Magari a me no, ma sono contento, perché vuol dire che gli ho lasciato qualcosa, capito? Quindi no, non c'è pentito mai. Un attimo solo. Non ce l'ho io il microfono, c'è lui devi chiamare, non a me. Allora, Maurizio, prima già mi fai morire. Eh? Mi fai morire? Ah, sì, infatti vado a lavorare da taffo la settimana prossima. Sì, infatti. Cioè, ho due domande. Vai. Primo, tu come... Come ci dice? Come si dice quello che vuole chiedere lei? Come... Com'è il tuo rapporto con il pubblico? Così, diretto. Vero, sincero, schietto. Ok. Beh, così. La seconda... Se vi devo dire una cosa ve la dico. Non farò mai quello che... La seconda... Sì. Amici. Maurizio. Poi dietro, aspetta, io il coso. Dimmi, ce n'è un'altra. La seconda domanda. Sì. Tu, quanto Massimo Merluzzi, ti piace? Io non perché ammazzo i tuoi simili. Ma io non ammazzo i Merluzzi. Perché mangi i tuoi... Sei un cannibale quando mangi i Merluzzi. No, ha detto li mangi o li ammazzi? Mangi. No, mangi. Ah, quando li mangio? Sì. Ti piace? Go, dico io ce l'ho fatta e tu no, non sei riuscito a scappare. Allora, ho una domanda, vedo che hai il leone della superbia sulla gamba. Sì. Puoi dirmi la tua top 3 peccati capitali? Ma sono 7, già te l'ho detti metà se te ne dico 3. Fai tutti quanti allora, dall'ultimo al primo. Allora, il mio preferito ovviamente è Escanor. Poi c'è Ban. Poi gli altri. Voglia. La cara volta che ho incontrato la mia amica tua Diana è stata lei a dirmi che c'è la famiglia qui donne qua e... dopo un anno ci ritroviamo tutto. Ti voglio bene. Foto. Ragazzi, siamo con Los. Una tomate tante delle camere, le nozioni di scegliere. Ho fatto tutto il mattinallo, ma che mi poco di tu quanto mi porti via. Puzza come la tua puzia, è incitato. Il coglione di Valentino. No, dov'è il coglione? Valentino, vieni qui. Vieni qui. Siamo due Valentino. Vieni qui tu. Tu. Il coglione di Valentino. Il coglione di Valentino. C'è un coglione. Lo so. Poi, chi c'è? Alatot, un altro intercatto, tu chi sei? No, nessuno di altri. Ah, ok. Così sarà, ha dimostrato in su laggiù, merita una possibilità, ditemi perché non è già qua, ma è più complesso di così, sono equilibri fragili. Qui se la Gianni non esagerare, no, vuoi di più sera. Non vedi che un demone può amare. Se così salvate un'anima che altrimenti sempre brucerà. Io lo capisco quel che vuoi, ma qui c'è troppo che non sai. Ma di che cosa abbiamo parlato? Di una puttana toccata. E sono un giustificazzi. Questa storia la trovo esistata. Ho la fatta domande, la pena la tende.
tu già lo sai, l'inferno è per sempre. Ci vive una volta, ti basta una coppa. Odio che è un demonio, si merita lo demonio. Che stai dicendo? Ma è questo che fai? All'inferno tu uccidi e per cui non sai. Ora la pipa lo c'è, sarà tu lo sapevi o no? Ma cerca di capire, è per il tuo bene. Ti prego, ascoltami, non avevo alcuna scelta. Così ti ho protetto e quello che ho fatto è il mio dovere. Ma sono tutte scuse, io non voglio la tua di protezione. Tu non decidi più per me, non dici altro che menzogne. Io ti ammiravo, ti ho creduto, e la tua morale è troppo ingiusta. E questo che mi disgusta, l'inferno è per sempre, lo dice, ma è una bugia. E se il paradiso mette è tutta una follia. Ci sono sfumature, se il cielo può sbagliare, punire chi ha trovato per niente di sé. Mi hanno detto di non fidarmi. Guarda un po', io c'è, guarda lì, guarda ormai. Stanno cedendo, ben presto lo vedrai. Senti il tuo che ti stallo. Non capisci che la tua è la cassa. Ti sto mettendo Adamo, non parlo. Come mai nascondi che tu hai le ali come noi? Allora raga, io ho una domanda per la tua. Per la paura. La paura. Chi che io penso la tua anima. Chi ha detto che la mia anima è stata presa? E allora perché dovrebbe essere presa? Mi sa che te battata. Dove le vai? Mi sa che te battata. Dipendimi, dipendimi. Dipendo. L'ho ucciso. La camo. Il tema non è dall'altro. Perché mi ha ucciso anche. Perché altro come l'ha detto. Poi va quella cosa infernale. Le devo chiedere una cosa. Lei chi è? Per la gente che non ci ciao, conosce. Io sono il capo dei cazzi. Yeah, Adamo. Perché secondo te perché un angelo non può essere redento? Oddio, non ho capito. Perché un angelo non può meditare, un demone non può meditare il paradiso? Perché diciamo piace sterminarli. Il letto di penno. Guarda quanta batteria c'è. Ah, ecco. Non sapevo che i demoni della Lazio avessero il telefono. Non ce l'ho, era un'illusione ottica. Sì. Che vuoi dire a tutti quelli che ci seguono su YouTube? Non succede. Ascoltate la radio. Vi aspetto. Ormai la radio è morta, raga, è meglio la TV. La radio. Scherzo, scherzo. Non morirà mai. Sì, è vero? No. È bello! No. È sessuale, madonna! Di Rosi! No! Rosi è una mia cara amica! I Ridi Fordis vi baciate per un millisecondo! Lo so, le più... No, si stavano per baciare! Ma no, perché si fanno poco! Non si sono baciati, si stavano per baciare! La capa memoria per tutti, non fate cazzare i demoni della radio, perché se no zoccazzi! Sì, è vero! Allora raga, è finita per fortuna, meno male. È stato
la che è stata bellissima, è stato wow. E dove dovevamo, allora, il piano era questo, noi dovevamo andarcene alle 7:30, 8, ok? Perché c'è la Maurizio Menduccia, eccetera. Però siamo andati via verso le 9 perché c'è stato una latuna di Aciapino Tella che io adoro. Aciapino Tella, quindi quindi sì. E niente, c'è la Lucifero Alatol. Encettato, tu hai encettato, tu hai Valentino. Poi c'era Logi. Poi c'era Ajok. E poi c'era, chi altro c'era? Adamo e Lut e più niente, mi sa un po' sì. Mi sembra più niente. E più niente. Mancavano Charlie, Nifty, Vacchi e vabbè, gli altri. Però i più importanti c'erano, cioè mancava la protagonista, però va niente. E niente, io niente, mi sono divertita tantissimo, raga. Mi sono divertita tanto, tanto, ho incontrato i miei amici, cioè, è stato bello, bello, bello. Non vuoi che quelli che hanno fatto il latuno di Aciapino Tella sono venuti più da Bari, cioè non mi ricordo male, quindi sì. Sì. E niente, ci vediamo dopo. Ah, io ho fatto una cosa con una mia amica che poi vi faccio vedere su TikTok, è bellissima, 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 io adoro, adoro, raga, io adoro, semplicemente adoro. Grazie molto. Io adoro semplicemente. Ana, grazie mille. Anche a te per la 1000 euro, c'è un assegno postdatato. Vieni la ritmia, grazie. Allora, qui adesso vogliamo l'accolito Peppino. L'accolito Peppino, ho visto che si sta un po' addormentando, eh. Dobbiamo un attimino rallegrare la serata. Insieme alla moglie, come no? Prendi già a vedere i tuoi gusti, li conosco. Entra che ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Tanto in giro da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa passita. Va bene, ti aspetto, non è tutta la vita. Decidi un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno cadendo. Gira la testa, non ti vedo dove sei finita. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Milisco, guardate un po' che movimenti, che sinuosità, ragazzi, e siamo alla vigilia di San Giovanni, a 40 minuti, e il parroco
Eccoci! Quanto ce l'ho un applauso! Bene, 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 bene. Allora, raga, oggi ma questa casa bellissima. Ho voluto fare questa cosa così vado direttamente a casa e ve la faccio vedere meglio. Allora, guardate, metto il coso, guardate questa tetola, guardate. Cioè qui non passa nessuno praticamente. E niente. Appa. Devo girare l'obiettivo. La cattevo. Non riuscivo a girare l'obiettivo. Ci cerchiamo dopo a casa. Ciao! Ok ragazzi, eccomi di nuovo a casa, per fortuna. Niente, vi vedere quello che ho comprato davanti ieri, ma no, oggi, ho parlato di ieri. Scusate, è praticamente guardate qua, guardate, la bacchetta di Zappuco, più il mio migliore amico, il ventilatore, salutiamo tutti i migliori amici, e guardate che trove, cioè, guardiamo, ecco. Ecco quello che può vedere. Oh, meglio una sezione. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice su, commentate, condividete e iscrivetevi. Ciao!